che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te, senza pensare a niente, senza pensare sempre. Quasi tutte le favole finiscono con "ne vissero felici e contenti", ma l'ultimo capitolo di questa favola non è stato ancora scritto. Un'altra pagina bella di gioia e di soddisfazione però si è comunque conclusa sabato tra la Paganese e Francesco Scarpa. Non poteva non esserci la firma del talento di Torre Annunziata su questa salvezza degli azzurro stellati in Serie C. La seconda ai play-out dell'era Trapani, la seconda griffata da Scarpa che, come contro il Lecco esattamente 10 anni fa, ha chiuso i giochi col gol del raddoppio nel match col Fondi, rendendo più sereno il finale di partita. Un cerchio che si è chiuso all'alba dei 39 anni per il numero 10 della Paganese, arrivato in estate in punta di piedi, bussando con educazione, chiedendo permesso e rimettendosi in gioco con la voglia di un ragazzino. Una scommessa che solo un folle ed un innamorato di Scarpa come Raffaele Trapani poteva azzardare. Quanti nasi che si sono storti alla notizia del suo ritorno. Dopo 2 anni in eccellenza sembrava un giocatore finito, non certo l'uomo da cui ripartire per togliersi delle soddisfazioni dopo l'annata migliore della Paganese in terza serie. Invece è ritornato e da protagonista Scarpa, attaccando come un ciclista in salita contro avversari ormai stanchi, si è preso prima il posto da titolare, poi la fascia di capitano, come 10 anni fa, guarda caso, ed infine ha raggiunto l'obiettivo di squadra, vale a dire la salvezza. Scarpa non ha fatto la carriera che avrebbe potuto compiere per una serie di incidenti di percorso che lui stesso ha riconosciuto, ma da quell'estate del 2006, quando Cocchino Deboli lo prese da squalificato per fargli fare il leader della prima Paganese in Serie C, la sua vita è cambiata. Come il serpente che compie la muta, così Scarpa si è riscoperto una seconda pelle, quella azzurro stellata. È diventato il giocatore con più presenze in azzurro stellato dell'era Trapani, l'unico ad ottenere con questa maglia 2 promozioni in C1, entrambe attraverso i playoff, a distanza di 5 anni l'una dall'altra, ma sempre con lo spirito del primo attore. Ha salvato per 2 volte la Paganese ai playout, risultando decisivo in entrambi gli spareggi. Ha segnato 46 gol con la Paganese, di cui 11 solo in questa stagione, giocando da centrocampista e raggiungendo la doppia cifra con la casacca azzurro stellata esattamente 10 anni dopo quel campionato in C1, conclusosi allo stesso modo con la salvezza. Numeri ed emozioni che spingerebbero chiunque a dire basta, a chiudere in bellezza una relazione d'amore fantastica che resterà nella storia della Paganese e nella carriera di Scarpa. Ma Ciccio non è uno di quelli a cui piace chiudere con comodità, è ancora desideroso di nuove sfide solo con questa maglia. O con la Paganese o smetto, ha detto dopo la partita col Fondi. Lo disse anche un'estate fa e sappiamo tutti com'è finita, come nelle favole. Yeah.